Venerdì 21 luglio 2023, benvenuti amici a questo nuovo video di YouTube, l'ultimo per questo periodo dal mare, l'ultimo from the beach. E fa un caldo bestiale, ragazzi, anche qui. Infatti tra poco andrò a fare questi ultimi due bagnetti di queste prime 2 settimane, appunto, di mare, di vacanze. Poi tornerò a Roma, torneranno le dirette e con Andrea Calciomercato e dintorni, insomma, cercheremo di affrontare gli argomenti del calciomercato, che comunque, come sapete e come sentite, stenta a decollare. Allora, parliamo oggi dell'amichevole della Roma. La Roma, lo sapete, ha giocato a Trigoria contro Latina, uno dei famosi test praticamente amichevoli in famiglia con squadre di livello molto inferiore. La Roma ha vinto 6-0 e la notizia è buona, insomma, che Belotti ha fatto una doppietta. E si è confermato Pagano, è andato di nuovo in gol, doppietta anche per Dybala e gol per Ibañez. Quindi, insomma, è un buon test per mettere minuti nelle gambe, ma nulla di più, insomma, non ci dà sicuramente ancora alcuna indicazione. Mentre per quanto riguarda il calciomercato, in uscita abbiamo due notizie che dovrebbero essere ufficializzate, insomma, nei prossimi giorni, al massimo, insomma, per lunedì. E Shomurodov, a quanto pare, è destinato ad andare al Cagliari, ovviamente in prestito. Si sta lavorando per quanto riguarda l'ingaggio, perché ovviamente qualunque giocatore che viene alla Roma ha un ingaggio importante, e quindi poi quando non rende come ci si aspetta, liberarsene è un problema anche in prestito, perché comunque gli ingaggi sono pesanti, e se vanno a squadre di media classifica o che lottano per retrocedere, come probabilmente farà il Cagliari la prossima stagione al ritorno in Serie A, insomma, bisogna trovare una quadra su un ingaggio, perché logicamente non può pagare 3 o 4 milioni di ingaggio una squadra come il Cagliari. Comunque l'affare si farà, la Roma e il giocatore andranno incontro al Cagliari, e ci sarà poi anche il diritto di riscatto da parte del Cagliari. Quindi vediamo cosa combinerà Shomurodov in Sardegna. Per quanto riguarda sempre il capitolo cessione esuberi, c'è il discorso Vigliar. Allora, il giocatore col suo entourage si è accordato col Granada, e ora va trovato un accordo economico, appunto, con la Roma per il cartellino. Ricordiamo, Vigliar ha ancora un anno di contratto, quindi logicamente sia per il rendimento del giocatore negli ultimi tempi sia per la scadenza prossima, solo 12 mesi di contratto, la Roma non potrà pretendere tanto, però insomma si parla di circa 3 milioni di euro per il cartellino. Quindi speriamo, insomma, che questi, anche se pochi, entreranno nelle casse della Roma in maniera tale. Già abbiamo avuto due perdite con Coric e Biandà, che praticamente ci sono costati l'ira di Dio, e l'abbiamo giustamente poi lasciati andare via a contratto scaduto. Speriamo che almeno Vigliar, insomma, qualcosina di incassarla. Un'altra notizia delle ultime ore è che gli agenti di Dybala sono in Italia e dovranno fare alcune riunioni con il proprio assistito, quindi con Paolo, e è molto probabile che ci sia un incontro anche con Thiago Pinto, per capire, insomma, se verranno apportate delle modifiche, insomma, al contratto. Quello che sappiamo, insomma, la Roma già ha alzato lo stipendio, l'ingaggio netto a Dybala. E ora il problema sono queste famose clausole. Quella dell'estero, se non sbaglio, scade il 30 o il 31 luglio, quella in Italia non lo so, sinceramente, se ha una scadenza, però credo che, insomma, sia il giocatore che la Roma hanno, insomma, la volontà di proseguire insieme, insomma, lo testimoniano tante cose. E quindi su questo sono fiducioso, sono sicuro che si troverà un accordo tra la Roma e Dybala, soprattutto per accontentare il ragazzo. Insomma, l'anno scorso ci ha fatto vedere che si merita appieno l'ingaggio che prende, insomma, l'unico fuori classe, lo possiamo dire tranquillamente, che abbiamo in rosa. E quindi perderlo per 12 o 20 milioni delle clausole, oppure perderlo perché non gli si vuole dare 1 milione di ingaggio in più, insomma, sarebbe da stupidi. Va bene? Quindi, ragazzi, questo è quanto. Movimenti grossi anche in giro non ci sono, purtroppo girano pochi soldini. Gli unici che spendono sono gli arabi, ma non tutti, logicamente, sono disposti ad andare a fare un campionato del genere.
quindi per adesso insomma è tutto fermo, soprattutto anche chi ha incassato Milan e Inter, sì, dovranno ricomprare ma devono anche sistemare i bilanci, quindi non è detto che reinvestano tutto il ricavato e quindi vediamo un attimo insomma cosa accadrà. Per ora la Roma comunque i suoi 3-4 colpi l'ha fatti anche 6-0, però comunque sia la rosa l'ha rinforzata, manca ancora il centrocampista. A proposito di questo, Renato Sanchez è sempre più il candidato numero uno a venire a Roma, va trovata una soluzione anche lì col Paris Saint Germain, che comunque ha dato il via libera alla gestione del ragazzo, però logicamente ha sia ingaggio importante che insomma è stato un investimento importante per il Paris Saint Germain, quindi andrà trovata una formula alla Wijnaldum per insomma per farci giocare questo ragazzo, che altrimenti a Parigi comunque avrebbe le porte chiuse insomma in prima squadra. Quindi Thiago Pinto lavorerà anche in questa direzione e cercherà di regalare questo centrocampista che insomma è tanto gradito da José Mourinho. Per quanto riguarda il capitano attaccante, ormai lo sappiamo, la scelta, la prima scelta di Mourinho è Morata, e col giocatore abbiamo l'accordo per quanto riguarda l'ingaggio. C'è sempre questo problema benedetto di questa clausola, che sappiamo, il nuovo contratto, la clausola sembra essere inferiore a quella che invece è adesso, e quindi vediamo insomma se alla fine anche qui Atletico Madrid e Roma troveranno punto d'incontro per questa somma, per la metà, per 15 milioni, per 10 insomma, o 20 anni, insomma troveranno una soluzione per far partire il ragazzo e farlo venire qui in Italia da Mourinho. Restano alla finestra anche lì l'Inter, il Milan, un po' tutti gli stessi arabi che gli hanno fatto un'offerta. Vediamo alla fine cosa succederà. Insomma, la Roma logicamente non può svenarsi, sappiamo tutti gli impegni che ha con la UEFA, quindi non gli possiamo chiedere sforzi incredibili. C'è un discorso di sostenibilità che la Roma si è impegnata insomma a fare, a trasformare insomma in sostenibile quello che è il bilancio della società, quindi tanti sforzi non si potranno fare, si potranno fare quelli insomma quelli previsti, però vediamo come andrà a finire. Alla finestra c'è anche Scamacca, ricordiamo anche che quest'anno insomma sia incassato dalla cessione di Rice, se non sbaglio ha incassato bei soldini. E sempre se non sbaglio è entrato un giocatore che potrebbe essere il giusto sostituto di Scamacca, quindi insomma si potrebbe aprire le porte a un suo prestito oneroso, quindi vediamo insomma che succede con Morata. C'è chi dice tutte e due, sia Morata che Scamacca, io ci credo poco, credo che arriverà uno dei due e insomma Mourinho vuole Morata, però logicamente la Roma, ripeto, deve fare i conti anche col fair play finanziario, quindi più di tanto non lo potrà fare. Va bene amici, io vi saluto dalla Calabria, ultimo video come vi ho detto per questa sessione di vacanze estive, ci rivediamo da Roma, credo probabilmente lunedì in diretta con Andrea con Calciomercato e dintorni. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perderete mai nessun video di questo canale. Va bene? Un bacio dal vostro Marco, ciao!